ragazzi, come va? Bentornati oppure bentrovati sul mio canale. Sembra che ti interessa l'allenamento sulle spalle. Benissimo, ok, oggi vediamo come affrontare questo allenamento infuocato per le spalle, parola di coach. Sulla fiducia mi vuoi lasciare un mi piace? Iscriverti al canale? Scherzo, lo so, a scatola chiusa non si compra nulla, quindi... Così si fa! Tira! Apri meglio le ginocchia che ti fai? Bene! Grande guerriera! Benissimo! Come sempre c'è la fase avanzata, intermedia e base, quindi vediamo velocemente di cosa si tratta. Nella fase avanzata, guarda bene, questo è il handstand push up, quindi questo è quello che dovrebbe seguire quello più avanzato. Poi c'è il seated dumbbell press e nel terzo esercizio c'è il wall climb. Pensi che siano sufficienti? La fase intermedia invece, se proprio non riesci a fare il handstand push up, puoi fare il pike push up, e nel secondo esercizio, se non riesci a rimanere seduto perché è difficile mantenere questa posizione, ti siedi come puoi vedere e puoi spingere su. Nel terzo esercizio invece puoi inserire un wall hold, quindi mantenendo proprio la posizione, cercando di stare con l'addome sempre bello contratto, mi raccomando. Invece nel livello base, ok, il pike push up lo puoi eseguire sulle ginocchia. Nel secondo esercizio sempre ti attacchi contro un muro, così da avere sempre la corretta esecuzione della schiena. E il terzo esercizio invece è il pike hold, quindi la stessa posizione del pike push up, ma invece lo mantieni in stazione. E questo è un riassunto di tutti gli esercizi che potresti fare, che tu sia avanzato, intermedio o a livello base. Cosa molto importante da fare qual è? Riscaldarsi bene articolazioni e muscoli. Cosa molto importante, come bisogna fare? Dai, fammi qualche domanda, altrimenti questo video diventa troppo lungo. Adesso ti ho convinto? È il momento di lasciare un mi piace o iscriverti al canale? Spero proprio che lo farai. Io ti ringrazio di averlo guardato, ci vediamo alla prossima e allenati bene. Ciao! E quindi ragazzi, vediamo questi esercizi avanzati sull'handstand push up. Ovviamente bisogna avere tanta forza nelle spalle, sicuramente chiudere forte l'addome e cercare di spingere il più forte possibile. Nel seated, questo è anche un ottimo esercizio per la spalla, ma bisogna mantenere la posizione seduta ad angolo, petto fuori e chiudere forte l'addome e spingere. Ok, qui invece nel wall climb è uno degli esercizi migliori per le spalle, ma qui si può perdere facilmente la schiena, quindi forte, concentrarsi forte sull'addome, mi raccomando, e spingere il più forte possibile. Un pensiero per te, alla prossima, ciao ragazzi!